Ringrazio la Sindaca Davide Tanzaghi, Presidente, e tutti gli amici che mi hanno permesso questo intervento. Io sono Rossano Pinelli, compositore di Brescia. Non voglio dire molto su di me perché preferirei che la musica parlasse al mio posto. Comunque io ho studiato composizione con Giancarlo Facchinetti, in Conservatorio di Brescia. Mi sono diplomato in composizione con Antonio Giacometti, Conservatorio di Parma, ho studiato anche jazz con vari maestri, tra cui Tito Zanchi, Roberto Bonati, jazzisti Marcello Tonolo di fama anche internazionale. Ho seguito seminari importanti di George Ligeti, di James McMillan, di Franco Donatoni. Conosco personalmente Louis Andriessen, che è un grandissimo compositore olandese, del quale peraltro quest'anno ci sarà il 70° compleanno, perché è nato nel 1939, e lo trovo un grandissimo compositore, diciamo un po' stravinskiano, visto che io parto da Stravinsky come matrice che mi può in qualche modo identificare, un po' stravinskiano che non ha paura di accettare anche delle istanze contemporanee come il rock, il jazz, il rhythm and blues. Nella musica di Andriessen c'è una straordinaria fusione di tutti questi elementi in un linguaggio personale nuovo. E questa è grosso modo la mia storia. Quindi adesso passo direttamente al brano. E prima di parlarne desidererei che si ascoltasse. Ci sono delle partiture di produzione. E così ci hanno fatto fuori Ferdinando! Così disse dunque la governante al signor Schweik, il quale, avendo abbandonato il servizio militare anni prima, in quanto era stato dichiarato cretino dalla commissione medica militare, si manteneva ora commerciando in cani, ore di mostri bastardi per i quali inventava falsi pedigree. In più, oltre a essere impegnato in questa professione, era affetto da reumatismi e proprio in quel frangente si stava massaggiando le ginocchia con la pomata di Opoldertock. Che Ferdinando, signora Müller, disse Schweik, continuando a massaggiarsi le rotule. Io conosco due Ferdinandi. Uno serve al banco nella bottega del droghiere Prushing e un giorno per errore si tracannò un flacone di lacca per capelli. E l'altro è Ferdinando Kokoschka, che raccoglie le cacche dei cani. Per nessuno dei due sarebbe poi un danno. Ma che, caro signore? Hanno fatto fuori il signore Arciduca Ferdinando, quello di Konopist, quello grasso e religioso. Oh Gesù Maria, proprio Schweik, ma questa è bella. E dov'è? E come è successa questa cosa, signor Arciduca? È stato fulminato a Sarajevo, caro signore, con una pistola, sapete? Si trovava laggiù in automobile con la sua arciduchessa. E voi pensate, disse Schweik, che il signor imperatore lasci passare la cosa così facilmente? Non lo conoscete bene? La guerra è certa, sarà un macello. E così intervenne il buon soldato Schweik nella guerra mondiale. Gli storici saranno senz'altro colpiti dalla sua capacità di vedere così chiaramente nel futuro. A causa di queste dichiarazioni, però, Schweik venne arrestato per sobillazione e condotto per essere interrogato. Entrando nella segreteria della terza sezione, esclamò: «Auguro, signori, a tutti quanti una buona serata! Piantatelo di fare il cretino!» E così venne apostrofato da un uomo dalla fredda faccia di buon occhio e dai colonnati brutalmente animateschi, il quale aveva proprio l'aspetto del criminale descritto da Lombroso. Non posso esservi di nessun aiuto. Da soldato sono stato osservato da una supercommissione a causa del mio cretinismo e dichiarato cretino dalla commissione speciale.
chiama senz'altro, scoprirà più presto in seguito a questa risposta. Bisogna che venne condotto dinanzi ad una commissione di medici legali. Costoro erano di tre scuole, di diverso orientamento scientifico e psichiatrico, ma si trovarono immediatamente d'accordo quando Svegli giunse per essere esaminato. Infatti, nel vedere il ritratto del sovrano appeso al muro, gridò: «Urrà per l'imperatore Francesco Giuseppe Primo!» Quando Svegli uscì dall'aula medica, la commissione dei tre dottori decise che il soggetto in questione era un cretino conclamato, poiché presentato si aveva esclamato «Urrà per l'imperatore!» Cosa che da sola bastava a dimostrare il suo stato mentale in tutta evidenza. Ma esaminato da un'altra commissione medica, Svegli venne dichiarato abile, public, in quanto simulatore. E fu così che il buon soldato Svegli si trovò catapultato nella guerra mondiale. Stavano guardando dal finestrino gli sbarramenti di filo spinato e le fortificazioni intorno a Vienna, cosa che chiaramente generava in tutto il treno una sensazione di angoscia. Un morto era steso sopra un riparo con le gambe in giù e a cui prima dell'avanzata uno schnapper aveva staccato mezza testa con precisione chirurgica, all'ultimo secondo se l'era fatta addosso in quantità tale che continuava a colargli nei calzoni, sugli scarponi, sul riparo che giaceva insieme col suo stesso sangue e il suo mezzo cranio, col cervello si trovava proprio sotto di lui. Come questa non l'avrei mai creduta possibile. Me la figuravo totalmente diversa. Thank you.